Allora, come ti chiami e quanti anni c'hai? Ammiraglio Abdelrazzak, nato 15/5/1985, 27 anni. Stai in regola con il permesso di soggiorno se Con lavori qua, permesso di quindi stai soggiorno, no? contratto Sì, di lavoro, sì, tutto sì. irregolare. Sì. Ok. A che ora è successo? A che giorno? Era il giorno 3 venerdì e la notte di mattina di Sì. sabato. Giorno 3, verso l'una, mezzanotte e mezzo. Come io sono stato quello giorno di venerdì al Lugo di Masi, perché non sto lavorando al momento, perché infortunio sul Perché sei lavoro, infortunato. gli amici che hanno lavorato con me stanno in fiesta quello giorno. Sono andato a trovare gli amici, quindi io ho mangiato con loro, poi ho girato un po' il Lugo. Sono rimasto fino alla sera. Poi alle 10 cosa, perché il pullman, ho perso il pullman per tornare al Trasacco, sono stato a Lugo per trovare qualche marocchino che mi accompagni qua al Trasacco. Sono andato al bar Verdi per trovare qualche amico, no? Poi non ho trovato che nessuno che mi accompagni e poi mi sono andato al tabacchino per prendere le sigarette. A quel momento, mezzanotte e mezza, sono fermato una macchina, erano tre persone, così. Poi un'altra macchina mi hanno detto che sono venuti poi quell'altro tre, però io non lo so. Dopo che mi hanno picchiato quelle tre, non mi ricordo quando, manca quando erano. Capito, che cosa gli hanno detto? Cioè come si è svolta l'aggressione? Sono fermati della macchina, hanno parlato tra loro, andiamo così, hanno parlato come vogliono venire a prendere le sigarette, calmo, calmo, non ce l'hanno proprio. No, io non ho capito che loro vogliono venire a minarmi. Sono venuti là, subito mi iniziano a picchiarmi, senza nessun motivo. Là non hanno usato il coltello. Coltello Io non mi ricordo manco come mi hanno minato, perché no. quando sono arrivati forse mi ha dato qualche pugno alla testa, così, non lo so, perché io ce l'ho punti qua, ho rotto qua. All'ospedale mi hanno detto che ho fatto col coltello, però io non lo so come mi hanno. Io ho perso l'assenso proprio. Ho svegliato quando mi hanno svegliato i carabinieri con un'ambulanza. Ho capito, eri solo tu quindi là. Quando è successo eri solo. No, era un amico mio, però lui quando ha visto che hanno iniziato a picchiarmi, lui è scappato. Quindi lui ha detto che lo sa una di loro, una persona di Quindi ha loro. riconosciuto uno di loro. Se ho conosciuto uno di loro, ha detto che è una poliziotto Di Lugo. di Lugo. Non mi ha detto altro. E anche c'è un signore che abita fronte al tabacchino. Quando ho sentito che mi stanno picchiando, no? Ha aperto il balcone, ha detto che ha visto tutto, ha detto che pure lui ha detto che lo sa un altro di loro. Ho capito, Quindi quello testimonio sono marocchino, due quello che persone c'è di dietro. loro. Questo che si affaccia dal balcone è uno di Lugo o un Un altro? marocchino abita a Lugo, fronte Marocchino, del tabacchino. ok. Era tra i Ho barettieri, l'ha riconosciuto di lui. Ok. Sì, lui ha conosciuto uno di loro. Queste persone che mi hanno picchiato. Quindi vabbè, cioè ti hanno fatto prendere questo ferite, poi che cos'altro è successo? Cioè ti hanno preso qualcosa? Non ti hanno detto niente loro? No, non mi Non hanno hanno detto parlato. niente, perché loro quando mi hanno picchiato io ho perso il senso, perché mi hanno picchiato forte, solamente a testa mi hanno picchiato. Ho perso il senso. E quando sono venuti i carabinieri con l'ambulanza mi hanno portato all'ospedale. Io di mattina quando mi sveglio ho controllato il portafoglio, non l'ho trovato, manca soldi, erano 210 euro. Non l'ho trovato. E io non lo so perché mi hanno picchiato. Per quale motivo mi hanno picchiato? Forse ho una rapina, forse sono razzisti, non lo so io perché. Tu da quanto tempo stai qua In in Italia? Italia? 5 anni. 5 anni. Quindi da qua ci stai da molto tempo nella Marsica. Nel luogo di massa sono stato, Sei. vengo alla stazione di lavoro, sono stato 2007, 2008, poi 2009 non sono stato, sono stato 2010 e
2011 non sono stato e questo anno sono venuto abito a Trasacqua. Ho capito. Hai presentato denuncia per quello che è Sì, ha successo? presentato denuncia verso la caserma di Avezzano, polizia, Al commissariato. commissariato di Avezzano. Il giorno dopo o... Il sabato l'ha presentato lo stesso giorno perché era la notte e la mattina quando sono uscito dall'ospedale ho fatto la denuncia. Poi mi hanno chiamato loro, ho fatto la denuncia dopo mercoledì. Era sabato, Ti hanno domenica, richiamato un'altra volta. se mi hanno chiamato. Poi ho fatto la denuncia di nuovo. Quindi la prima denuncia sei andato da solo o ti ha accompagnato un avvocato? No, non mi ha accompagnato niente perché quando mi hanno fatto i punti tutto a posto all'ospedale, devo uscire dall'ospedale. Eravamo ancora proprio, non ce la faccio di stare manco in piedi. Ho chiamato un amico, ho venuto e mi ha portato. Poi ho detto fermo che devo fare la denuncia perché non lo so se arrivo a casa o non arrivo. Ho capito. E come mai l'hanno fatto uscire dall'ospedale? Te l'hanno detto loro o l'hai Sì, mi detto? hanno detto loro. Hanno detto devo uscire. Dopo mi hanno fatto gli punti, mi ha guardato il dottore e ha detto devo uscire. Ho capito. Questo intorno all'una di notte. Sì. Ok. Non lo so, vuoi aggiungere qualcosa tu? Qualche particolare che ti ricordi? Che cosa ti dico? Che io una cosa di questa non l'ho visto mai. Ci credo. Non l'ho visto mai. La polizia ti ha detto qualcosa quando sei andato là? No, la polizia prima quando ho detto che volevo fare la denuncia ha detto chi ce l'ha cosa, poi mi hanno fatto la denuncia. Ti risultano che hai sentito dai tuoi amici che ci sono stati altri episodi del genere a Lugo? Cosa? No, È se hai successo sentito. anche a altri marocchini Se prima. questa Se... mia. No, questa mi ricordo, quello notte proprio dove sono stato io in Lugo, ho sentito che c'è uno che sta picchiando, un poliziotto che sta picchiando gente così che trova la picchia. Io non ho creduto mai, ha detto ma com'è? Questo gliel'hai detto la polizia? Questo non l'ho detto a Gliel'hai polizia, detto? perché io se l'ho sentito da amici, non lo so se Certo. bugie o Ho cosa, non lo capito. so, ho sentito io da. In giro che c'è uno che sta picchiando gente. E io non lo credo poi quando ho visto colloqui. Senti, quindi la prima denuncia l'hai fatta il sabato. Sabato. Al pronto soccorso non c'era il poliziotto che ti ha chiesto che cosa era successo? Non mi ha chiesto nessuno perché Lui ero è perso il svenuto, lui è senso, mi svenuto. hanno portato l'ambulanza, anche i carabinieri sono andati con me perché la carta d'identità mia era del carabinieri e mi hanno dato dall'ospedale. Io penso che erano poi i carabinieri all'ospedale, però io avevo perso il senso, non lo so. E quindi poi ti ha richiamato invece il commissariato il mercoledì. Mi hanno chiamato martedì per presentarmi mercoledì alle 9. E ti hanno chiesto sulla denuncia che hai fatto oppure ti hanno fatto altre domande che tu non avevi Mi hanno messo? domandato com'è stato tutto questo, come per dire la denuncia com'è. Ho capito. Oh, l'altro marocchino che abitava di fronte, quello che si affacciava al balcone, ha detto che è disposto lui a... Lui mi ha detto che dopo passati 3 o 2 giorni, no? Sì, 2 o 3 giorni è passato, lui ha domandato di me e poi è venuto e ha detto che io ho vissuto tutto. Posso andare come testimonio che lui ha vissuto tutto. Però lui non mi ha detto che cosa ha visto. Ha detto che io vado dalla polizia e dico tutto, che io ho vissuto All'avvocato gliel'hai detto tutto. Sì, che all'avvocato lui ha sì. visto tutto. Sì. L'hai detto pure alla polizia? E io ho detto alla polizia che sono 2 testimoni, il marocchino che abita a fronte del tabacchino che ha visto Sì. tutto e il marocchino che è stato con me, che è Si è scappato, ho scappato. detto che lo sa Ok. loro. Va bene. Va bene, allora va bene.